Parliamo di api robot. Gli scienziati dell'Università di Sheffield stanno tentando di realizzare una simulazione del cervello delle api da miele e questa simulazione verrà poi caricata su dei robot a forma di insetto, i quali voleranno in maniera autonoma. Questo per fare che cosa? Per cercare di sostituire la funzione impollinatrice delle api che stanno morendo. La popolazione delle api mondiale, ma anche in Europa, sta diminuendo a causa soprattutto dei pesticidi, a causa di uno scorretto comportamento dell'essere umano. È possibile che questi robot possano rimpiazzare la funzione impollinatrice delle api? Questo è molto difficile dirlo. Naturalmente io non credo, perché non ci si può sostituire alla natura. Le api sono considerate fondamentali per evitare il collasso ambientale. E in Europa ci si sta battendo per eliminare dal commercio l'uso dei pesticidi di cui vi dicevo. Ora è in atto questo progetto, il progetto delle api robotiche, che è chiamato Green Brain Project. È stato finanziato con $1.600.000 ed ha utilizzato la collaborazione di hardware da parte della società Nvidia, che naturalmente si fa un bel po' di pubblicità. La costruzione di un impollinatore artificiale potrebbe fornire davvero una soluzione al problema delle diminuzioni delle api da miele. Un disastro ambientale come la morte di tantissime api potrebbe essere risolto semplicemente cambiando abitudini, comportamenti e soprattutto impegnandosi per rispettare l'ambiente. Bene, arriva questa sfida robotica che, con buona pace di un ecosistema che senza la forza distruttiva dell'uomo sarebbe invece perfettamente autoregolato. Agli amici che amano il cyber, questa potrebbe essere una notizia esaltante, invece per chi ama la natura è davvero una notizia molto triste. Vi ringrazio e vi rimando alla prossima.